Ci parliamo di questo nuovo servizio che entrerà, diciamo, nelle nostre attività che facciamo, di attività sanitarie, che facciamo da ben 36 anni, domani mattina alle 8 di domani mattina. Il pronto medico, questo servizio che erano anni che lo volevamo fare, ma penso che sia arrivato il momento, visto che diciamo, con il Covid ci ha visto veramente in prima linea su tutti i fronti. Oggi c'è un po' di confusione in generale, e avere un altro appiglio dove una persona, un cittadino può chiamare per avere una risposta sanitaria, io penso che sia una cosa positiva. Noi non ci andiamo a sostituire certamente né alla guardia medica né al 118, siamo qualcosa di supporto a loro, diciamo, perché il pronto medico significa anche pronto infermiere, pronto OS, significa anche fare le analisi a domicilio, portarle al centro di dove per sviluppare poi dopo, diciamo, il tutto, ma è un pronto tutto quello che è sanitario. Questo, vi ripeto, non sostituisce quello che c'è attualmente come servizio sanitario nazionale, ma come nella città di Roma, nella città di Milano, nella città di Firenze, ci sono queste attività privatistiche che sono di appoggio, perché una persona che non ha un'emergenza, non è un qualcosa di grave, e delle volte il 118 si trova in difficoltà perché la signora insiste che vuole il medico a casa, ma la patologia non è tale che deve andarci sto medico a casa. Anche perché i medici, diciamo, già sono pochi sul territorio, poi se li mandiamo pure a casa di persone che non hanno patologie di emergenza, significa sguarnire il territorio di eventuali emergenze vere. Pertanto, chiamando il nostro numero o 33 55 44 o 52 22 20, ci sarà un medico in centrale che valuta che cosa la signora chiede e che cosa è la patologia, e o dice per questo tipo di patologia la signora deve chiamare il 118 perché è qualcosa che può portare a qualcosa di più grave, oppure possiamo venire a visitarvi e valutare sul posto a casa vostra che cosa sta succedendo. Questo servirà anche per far sì che gli ospedali, oggi che cosa succede? In ospedale molta gente cerca il medico, non lo trova disponibile perché è impegnato in altre visite, e al pronto soccorso, se noi andiamo stamattina al pronto soccorso, troveremo un mare di persone che stanno lì per patologie non di emergenza, però vanno a ingombrare il pronto soccorso, e quando poi arriva un'emergenza vera, diciamo che ci sono tanti posti già occupati da persone che hanno bisogno, cioè hanno una colica, qualcos'altro, hanno bisogno solo di una flebo e di qualcos'altro, diciamo, ma non è una patologia da ricoverare in ospedale. Ecco, questo noi vogliamo fare, cioè cercare di snellire un po' questo sistema e far sì che il pronto soccorso di Salerno e i medici di famiglia e la guardia medica, diciamo, non abbiano questo carico eccessivo durante il giorno per patologie che non sono di natura d'emergenza. Questo è un po' il servizio. Per quanto mi riguarda poi l'infermiera, la stessa cosa, uno ha bisogno di cambiare il catetere, ha bisogno di qualsiasi situazione infermieristica, va un infermiere a casa e farà le sue competenze, e così gli OS per quanto riguarda le piaghe della gente cupido, la pulizia di un anziano, e poi da lì sviluppare tante altre cose, andare a prendere i farmaci in farmacia di un paziente, insomma fare un attacco. Ecco poi perché c'è la collaborazione con i centri di emergenza, che da anni collaboriamo insieme, e noi già con loro facciamo un servizio diciamo continuo per tutti quelli che sono pazienti che arrivano sulle navi mercantili, sulle navi da crociera. Immediatamente gli andiamo a fare l'attacco, la risonanza, loro ci danno l'immediatezza della disponibilità, e facciamo tutte queste cose, le analisi, abbiamo gli specialisti, cioè abbiamo un'equipe di medici e tutte le strutture di Verrenge che sono state messe a nostra disposizione
per questi pazienti, diciamo, che avrebbero bisogno con urgenza di fare un attacco, una risonanza o una radiografia, quello che sia.